Signor Farina è presente, come potete vedere. Buongiorno, signor Farina. Buongiorno. Senta, signor Farina, lei cosa sta facendo in questo momento? Sto respirando? Signor Farina, abbiamo saputo di una cosa veramente atroce. L'altro ieri, una grossa tempesta, un vento impetuoso l'altro ieri ha sradicato l'albero che lei accarezzava. Cioè, lei ha comprato questa casa, signor Farina, per l'albero che poteva accarezzare qua dal balcone. È venuto un vento bastardo, crudele, perché la natura è crudele e bastarda delle volte. E le ha sradicato un ramo, il ramo, il grosso ramo che praticamente veniva a farsi accarezzare da lei sul suo. Adesso possiamo mostrare ai nostri telespettatori del nostro telegiornale. Sì, certo, venite, venite. Ecco, come potete vedere, questo è il mio alberuccio. Qui c'era il ramo che io accarezzavo, e adesso non c'è più perché è un vento stronzo. Guardate il ramo che fine ha fatto. Avete visto? Avete visto cosa è successo? Eh? Io sono tristissimo, non posso più accarezzare il mio albero. Mi hanno detto che ricrescerà, ma chissà quanto tempo è. Sapete, io fino a qualche anno fa non me ne fottevo un cazzo degli alberi, ma proprio niente, niente, niente. Loro erano indifferenti nei miei confronti e io ero indifferente nei loro confronti. Poi però ho capito che gli alberi sono gentili, la loro muta presenza è una presenza molto delicata e poi è colorata e poi gli alberi sono vivi, gli alberi sono meravigliosi, non è vero che sono indifferenti, non è vero che sono dei vegetali, non sono in coma, gli alberi non sono in coma, gli esseri umani sono in coma delle volte, ma gli alberi no. Io sono molto triste. Molto triste. Signor Farina, guardi, ci dispiace tanto, cosa sta provando in questo momento? In questo momento sto provando una sensazione di amputazione. Ottimo, signor Farina, l'amputazione è una sensazione umana, comunque. Lei è un uomo Però è bello che questa sensazione umana le derivi da un albero. Quindi è albero umana. Mi scusi, ma lei è un giornalista? È un giornalista, è iscritto all'albo dei giornalisti? Sì, sono iscritto all'albo dei giornalisti, allora? No, così mi sono venuti dei dubbi, ma delle domande. Senta, signor Farina, cosa farà oggi? Il nostro telegiornale si interessa della sua interiorità. Cosa farò oggi? Oggi? Io oggi non lo so. Non lo so, forse vado a puttane, forse mi masturbo, comunque vorrei eiaculare, mi piace molto eiaculare, è un mio hobby, una mia passione, sapete com'è. E che cosa si prova quando si eiacula? Quando si eiacula, si prova un senso di schizzo. Un senso di schizzo. Guardi, signor Farina, veramente noi torneremo a intervistarla. Il nostro telegiornale, il telegiornale della sua interiorità, sì, tornerà a intervistarla. Adesso purtroppo dobbiamo lasciarla. Ci spiace tantissimo per il suo albero. Dobbiamo andare a fare un altro servizio giornalistico. La salutiamo, signor Farina. È stato un piacere. Minchia, questo qua è matto. Sì. Ci rivedremo. La salutiamo tanto. Ciao. Noi andiamo, signor Farina. Salve.